Sindaco, il consigliere Marco Ongaro ha scritto al prefetto chiedendo di intervenire per lo sgombero neve al Monte Farno, una vicenda che conosciamo e come intende muoversi l'amministrazione comunale. Senta, la storia è che il consigliere Ungaro scrive al prefetto per lo spazzamento neve del Farno. Vorrei dirgli, a questo punto gli potrebbe chiedere anche lo spazzamento del Vivione, del Passo San Marco, va benissimo. Restiamo in quelle che sono la nostra realtà di questa benedetta storia che vuole alimentare una polemica inesistente, inutile e sicuramente non costruttiva. Voglio ricordare una cosa perché forse in questa voglia di Ongaro di polemizzare su tutto, di andare a cercare cose che non hanno motivo di essere alimentate, non interessano a nessuno, le persone di Gandino le garantisco, cioè mi sollecitano su altre cose, non sullo spazzamento neve. Ma la benedetta storia Farno, ma perché ci dimentichiamo di Valle Piana? Gandino ha due località montane, la Valle Piana e il Farno. E quando il consigliere Ongaro insiste sulla storia delle attività commerciali, voglio ricordare, perché poi tutti siano informati, che al Farno esiste una attività commerciale e in Valle Piana esiste una attività commerciale identica. Quando pensiamo di far fare lo spazzamento neve del Farno, dobbiamo ricordarci che c'è anche Valpiana. Penso che tutti possano immaginare cosa potrebbe essere un costo di spazzamento neve della strada di Valpiana. Perché la polemica nasce con questa benedetta storia del gratta e sosta. Non esiste, non vogliamo alimentarla, l'abbiamo dichiarata, è inutile continuare a tirare, ma all'inizio, eccetera, eccetera. E mi permetta una cosa, ma queste persone che stanno domandandosi e chiedono a me se l'amministrazione comunale che intenzioni ha verso il Farno? Ma cioè, vorrei ricordare che ad esempio nell'ultima riorganizzazione o ristrutturazione dello spazio realizzato all'inizio della montagnina, spazio tecnico, il comune di Gandino ha messo appena 100.000 euro e questi li ha messi il comune, tanto per chiarire l'interesse del comune di Gandino. E ben venga e avanti, e ripeto, fortunatamente, almeno adesso ci si attacca al gratta e sosta. Ma ripeto, la manutenzione strade l'abbiamo intesa e se anche adesso sventolano qualcosa, è sempre stata per la sistemazione strade di Farno e Valpiana e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Però possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo sempre sederci, valutare, impostare de dei ragionamenti, però questo presuppone una cosa, che tutto sia fatto alla luce del sole, con estrema chiarezza. Questo è fondamentale. Poi ci sono delle difficoltà, si manifestano, ma non può essere che quando le cose funzionano il comune non c'entra niente. Quando le cose non funzionano, allora diventa responsabilità del comune. Ribadisco, gli spazi per discutere ci sono sempre, ma bisogna essere trasparenti. Ricordarsi che gli impegni presi, perché ribadisco, e questo per chiarezza di tutti, l'accordo con lo Sciclab Valgandino per il 2014-2015, fatto con il suo presidente, prevede che si spendono i soldi a disposizione che avanzano. Loro non hanno la possibilità di inserire i soldi per arrivare alle famose 7.500 euro, di cui sono 2.500 del comune 5.000. Va benissimo, ci si ferma quando abbiamo raggiunto la cifra disponibile. Questo è quanto abbiamo discusso. Vogliamo modificarlo, vogliamo cambiare, nascono dei problemi. Si discute di tutto. La massima disponibilità in questo, ma nel rispetto delle regole, perché come possiamo pensare di fare nuovi accordi senza rispettare quelli fatti precedentemente?